S come Salerno. Appuntamento settimanale di approfondimento e riflessione con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Buongiorno, ben ritrovati da Ersilia Giglio. Come ogni giovedì c'è con noi il sindaco di Salerno, viceministro Vincenzo De Luca. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, oggi, siamo oramai, possiamo dire, nella prima settimana di giugno, incominciamo a dare uno sguardo anche alla stagione estiva e ci piace parlare di Salerno da questo punto di vista. Lo facciamo perché è stata presentata qualche giorno fa la nuova stagione crocieristica che riguarda la Royal Caribbean. C'è stato anche, se non ero uno dei manager, uno dei capi proprio di questa grande azienda, che ha voluto anche, sottolineare questa collaborazione che c'è con il comune di Salerno, no? Sì, è una conferma del vero e proprio boom che c'è stato di presenze crocieristiche nella nostra città. Veramente è tutto un altro filone di economia del mare che mettiamo in movimento. Capiterà a tanti di noi di vedere ormai ogni mattina comitive di turisti per il centro storico. È una cosa importantissima, anche perché la stessa compagnia Royal Caribbean si impegna a prolungare le crociere fino a dicembre per intercettare anche l'evento di Luci d'Artista, che è diventato un elemento di richiamo anche per le crociere, ma si impegna a scegliere la nostra città come base di partenza per le navi, il che significa ospitare i turisti per più di 24 ore, a volte 48 ore, cioè la gente viene la sera prima, magari si ferma in città, sì, e passa il giorno successivo a visitare Salerno, poi parte, si imbarca. Quindi veramente, tenendo conto che ogni turista di navi da crociera che sbarca lascia in città da 80 a 120 euro, possiamo capire che la cosa sia diventata davvero molto molto importante dal punto di vista dell'economia della nostra città. Quindi l'indotto si sta veramente mettendo in moto, da questo punto di vista. Ma continuo a ripetere che in qualche modo la città turistica è nata, e questo ci ha consentito di salvare l'economia di Salerno. Lei ricorda per quanti decenni abbiamo fatto questa litania sulla città turistica senza muovere un dito, poi per renderla turistica davvero, per realizzare un albergo, per ripulirla, per abbattere le baracche fatiscenti, dalle chiancarelle al cementificio, allo scasso di Pastena, insomma tutta la bonifica fatta per la nostra città e che l'ha resa gradevole e davvero una città turistica. Allora, c'è da essere veramente orgogliosi. Le devo segnalare due articoli che sono apparsi sul giornale. Sì. Sul giornale di un viaggiatore che Lusanna o qualcosa Salerno, del genere, mi pare sia un articolo. Che è sbarcato a Salerno, sì, a navi da crociera, e ha fatto un paragone fra Salerno e Genova, che è una città molto più importante della nostra, più ricca di storia, di beni monumentali, storici, ed era un paragone che era esaltante per la città di Salerno, per la sua pulizia, il suo dinamismo, per la cordialità della sua gente, per il centro storico recuperato. Quando arriva uno da fuori noi ci rendiamo conto del miracolo che abbiamo fatto in questa nostra città. Sindaco, devo dire che anche io, ho letto con curiosità questi articoli, da salernitana ne sono stata molto orgogliosa ovviamente, e ho percepito una cosa che vorrei sottolineare insieme a lei, è che in realtà noi spesso abbiamo detto, facendo anche lei qualche bacchettata ai commercianti, bisogna essere accoglienti, devono considerare i turisti, ma anche la gente deve considerare i turisti una sorta di bene da preservare. Effettivamente questa persona si è sentita molto coccolata, quindi le bacchettate un tantino sono servite forse. Credo che ci stiamo svegliando tutti quanti. Un po' la crisi obbliga tutti a cogliere le opportunità di lavoro che si determinano. Quando magari c'è molta domanda, c'è molto consumo, si è un po' pigri. Quando invece i consumi diminuiscono perché ci sono pochi soldi nelle famiglie, allora si capisce l'importanza anche di intercettare l'economia dei turisti e dei croceristi. Credo che cominciamo a muoverci nella direzione giusta. Dobbiamo continuare così, far crescere la cultura dell'accoglienza, e poi vedrete, riusciremo ad avere davvero uno dei poli turistici più importanti d'Italia. E a proposito di strade, non solo quelle del mare, ma si incrementano anche le strade su quelle di ferro,
lavoro, infatti anche Trenitalia per il periodo estivo aumenterà le corse verso Salerno, insomma, per, evidentemente avrà il suo tornaconto per far viaggiare molti turisti verso Salerno. Credo che anche questo sia un elemento da sottolineare. È un'altra conferma dell'interesse che ha oggi Salerno come città turistica. Noi abbiamo ormai i collegamenti dell'alta velocità non solo per Milano, ma fino a Torino e fino a Venezia. E beh, questo veramente ci offre grandissime nuove opportunità di sviluppo dell'economia turistica. Quindi abbiamo una conferma che il lavoro fatto negli anni sta cominciando a pagare e a salvare veramente la nostra città. E ci sono aggiornamenti a proposito, pensando alle strade ferrate, avete qualche aggiornamento anche a livello ministeriale per la metropolitana che vogliamo dare? No, ai nostri... si va avanti, ci sono ancora incontri tecnici ovviamente, però le date, le scadenze rimangono quelle che sono. Ci sarà un altro incontro con la Regione Campania per verificare la possibilità di interessare anche la Regione al progetto, ma si va avanti comunque. Altri argomenti, anche questo insomma è positivo, perché non parliamo solo di Salerno Turistica, ma uno degli obiettivi insomma a cui sempre si è puntato a Salerno è la raccolta differenziata, il ciclo integrato dei rifiuti, ebbene e quindi l'utilizzo migliore anche contestualmente dei fondi europei. Credo sia notizia di ieri l'impianto di l'altro ieri l'impianto di compostaggio della città di Salerno ha ottenuto il premio come best practice, cioè insomma una delle pratiche migliori di innovazione per l'utilizzo dei fondi europei. Abbiamo avuto il riconoscimento come la migliore pratica di investimento europeo, la migliore, la più efficace, la più rapida e la più importante anche per i risultati che ha prodotto. Credo che debba essere veramente un motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti i salernitani, oltre che per l'amministrazione comunale. Mi dicevano i tecnici del Ministero della Coesione, quelli che hanno giudicato i vari progetti realizzati, che realizzare un investimento di 25 milioni di euro in un anno e mezzo è un record per l'Italia intera. È quasi impossibile nel nostro paese realizzare un'opera di quella importanza, di quel valore, in tempi così brevi. È stato un riconoscimento al lavoro di tante persone della macchina comunale salernitana e credo un ulteriore motivo di orgoglio per i nostri concittadini. Sindaco, c'è un argomento che insomma va affrontato, l'abbiamo detto spesso da un paio di settimane a questa parte, con un po' di polemiche che sono seguite anche all'ultimo consiglio comunale, quando si è deciso insomma di aspettare almeno un altro mese, ci si è dati un po' di tempo per capire come risolvere la questione dell'incompatibilità. Un paio di giorni fa anche il Movimento 5 Stelle per l'ennesima volta, quindi parliamo della sua incompatibilità dell'ufficio tra sindaco e viceministro, ha chiesto insomma l'intervento anche delle sfere alte, del Viminale e del Presidente della Repubblica, per chiedere che ci si attenga alla legge. Allora io le chiedo a questo punto intanto un suo parere, ma che ci dica poi effettivamente in questo mese che cosa cambierà, se cambierà. Ma intanto possiamo consigliare ai nostri amici di rivolgersi pure alle Nazioni Unite, all'esercito americano. Si può allargare, diciamo, il ventaglio degli interlocutori. La questione è molto semplice. Fino a qualche anno fa non c'era problema. Voi ricorderete che il sindaco di Napoli fece per un periodo il ministro al lavoro, non c'era incompatibilità. Poi è intervenuta una norma che per la verità non è chiarissima, che stabilisce questa incompatibilità fra le funzioni. Ora, la questione è molto semplice. Se il sindaco si dimette, si scioglie il consiglio comunale e arriva il commissario di governo, il commissario prefettizio. Sì. Il che significa che non si fa più niente. Se invece il Consiglio Comunale dichiara decaduto il sindaco, il Consiglio Comunale va avanti e continua a lavorare. Questo è tutto il problema. Io ho mandato una lettera al Presidente del Consiglio per chiedere di mettere all'ordine del giorno il problema della mia decadenza da sindaco. Il Consiglio Comunale ha deciso che vuole approfondire questo problema, perché a giudizio dei consiglieri comunali, quindi io ormai non c'entro più niente, io ho fatto mettere all'ordine del giorno del Consiglio il punto, ma i consiglieri comunali ritengono di dover approfondire il tema perché hanno valutato che non è assolutamente chiara la norma che stabilisce l'incompatibilità e quindi hanno deciso di approfondire questo
problema nell'ambito della commissione, chiederanno credo un parere legale. Non capisco qual è il problema, c'è gente che non dorme la notte per cercare di dare fastidio alla nostra città. Il mio obiettivo è diverso, evitare che si blocchi l'attività amministrativa e lavorare ancora e sempre nell'interesse della nostra comunità. C'è gente che ha interesse a fare propaganda e a fare ammuina, noi abbiamo interesse a creare lavoro e a non interrompere l'attività amministrativa. Quindi mi pare di capire, insomma, che se questo è giustamente il suo obiettivo, la cosa migliore da fare sarebbe che il Consiglio valutasse la decadenza in modo da rimanere in carica. No, il Consiglio deve valutare in maniera assolutamente libera, credo che daranno anche un parere a qualche illustre docente perché dia una sua valutazione, ma ripeto, è un problema che riguarda ormai i consiglieri comunali di Salerno, non me. Io, una volta che ho chiesto che si discuta il problema, non devo fare più niente. Il Consiglio Comunale è autonomo e libero di determinarsi nel modo migliore possibile, non è materia più mia. Io non so come si siano comportati i sindaci che sono più o meno nelle sue condizioni, mi pare il... Ma in maniera molto diversa, chi ha dato le dimissioni, chi se n'è andato, chi non aveva... erano ministri per la verità. Non del Rio mi pare anche, insomma, il ministro del Rio, sì, hanno preso ognuno delle decisioni, delle strade diverse a seconda poi degli obiettivi da raggiungere, obiettivamente per le proprie città ma anche per il proprio ministero. Allora noi a questo punto, insomma, Consiglio Comunale permettendo, nel senso che ci ritroveremo naturalmente giovedì prossimo per parlare di altri argomenti, avremo naturalmente anche tanta attualità su cui riflettere, su cui discutere. Ottima settimana a lei, buona giornata attraverso di lei anche ai cittadini di Salerno. Grazie a lei e un saluto agli ascoltatori.